quello a cui noi guardiamo è costruire imprese di valore con donne e uomini di valore. Costruire imprese di valore con uomini e donne di valore, così il magnifico rettore Unicam Claudio Pettinari alla firma del nuovo accordo di collaborazione tra l'Ateneo Camerte e l'associazione di volontariato Virgilio 2090, un'associazione tra rotariani che ha come scopo il tutoraggio verso gli studenti. Li aiutiamo a modo tale che mano a mano riescano a fare da soli quello che dovrebbero fare con invece dei consulenti, cose del genere, e poi diamo anche degli orientamenti, dei consigli, perché in alcune situazioni ci è capitato di dover dire con tutta responsabilità: forse non è il caso, figliolo, che vai avanti, perché probabilmente non ce la farai. Ecco, questo è anche un fatto nostro di dovere nei confronti dei giovani. Il discorso dei giovani per i Rotary è fondamentale, è uno degli aspetti più importanti che noi stiamo curando, e questa iniziativa di Virgilio è una delle tante iniziative rivolte appunto ai giovani e nel caso specifico all'imprenditoria. L'associazione, presieduta da Chiorri, promossa da Rotary International Distretto 2090 Italia con Abruzzo, Marche, Molise ed Umbria, dunque affiancherà Unicam nel percorso formativo degli studenti, un percorso che inizia dal primo anno e che poi si sviluppa anche attraverso tanti progetti. I ragazzi hanno l'opportunità di seguire delle attività seminariali che servono sia a valorizzare i loro talenti, sia a far emergere, se presente, una capacità imprenditoriale, che poi devono essere trasformate in qualcosa di più, possono essere trasformate da prima in attività di ricerca, e l'attività di ricerca può sfociare in brevetti, e questi brevetti possono poi portare alla nascita di imprese. Ed è chiaro che dalla Unicam Business Game alla Startup il passaggio è abbastanza breve. Il rapporto con Virgilio 2090 è un rapporto che sarà utile per informare il giovane studente, la giovane studentessa, il laureato, il dottorato, il ricercatore, fino a 35 anni, per valutare insieme se è possibile, da quell'idea, da quella bellissima idea, sviluppare un'impresa di valore.